Il pianeta ha bisogno di noi e bisogna agire subito. Ridurre l'inquinamento, i consumi energetici e i cambiamenti climatici è un dovere di tutti e per tutti, per le persone, per l'ambiente, per l'economia, ma soprattutto per il nostro futuro. Per questo l'Europa ha adottato il Green Deal, una strategia di crescita sostenibile che la porterà a un'economia più green entro il 2030 e a un impatto climatico zero nel 2050. Anche la regione Emilia-Romagna ha aderito a questa grande transizione verde. Grazie al piano energetico regionale ha messo in campo azioni concrete e investimenti mirati per trasformare clima ed energia in driver di sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi europei e oltre. Entro il 2030, l'Emilia-Romagna punterà a ridurre le emissioni gas serra del 40% e i consumi energetici del 27%, ma anche ad aumentare l'uso di fonti rinnovabili al 27%. Traguardi questi che sono sempre più vicini. Il piano energetico regionale ha già portato risultati significativi, segno che la direzione scelta è quella giusta. E la direzione è quella di una politica di sviluppo sostenibile, che ha già investito 441 milioni di euro per sostenere oltre 8.000 soggetti in azioni di mobilità sostenibile, formazione e ricerca, qualificazione di terziario, pubblica amministrazione, industria e agricoltura, rigenerazione edilizia, urbana e territoriale. In tutta l'Emilia-Romagna, il piano energetico regionale ha così permesso di incentivare un sistema di trasporti a basso impatto ambientale, dare un futuro alla green economy con la formazione di nuove competenze e progetti di ricerca industriale, ridurre i consumi energetici con la riqualificazione degli edifici pubblici, abbattere le emissioni inquinanti e introdurre fonti rinnovabili nelle aziende, rendere più sostenibili le coltivazioni. Ma questo percorso non deve fermarsi, anzi, deve essere sempre più parte di noi. E per farlo, la Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso partecipato per definire come intervenire nel triennio 2021-2023, perché tutte le comunità regionali siano sempre più coinvolte nelle politiche energetiche, nessuno escluso. Per avviarci insieme verso un nuovo futuro 100% green.